Ragazzi, buongiorno e bentornati sul mio canale. Mi riattacco un po' al video che ho fatto sul come uscire dagli stalli, no? Alcuni ragazzi mi hanno chiesto qualcosa sui bicipiti, gli errori più grossi sul bicipiti. Allora mi è venuto in mente di fare questo video. Avevo già fatto tempo addietro un video in cui mostravo gli errori più tipici nell'esecuzione di un curl con manubri o con bilanciere. Allora adesso vi dico l'errore più grosso che le persone fanno nell'allenare i bicipiti. L'errore più grosso è che utilizzano carichi troppo elevati, carichi elevati che non riescono ovviamente a padroneggiare, e per far questo sporcano la tecnica. Abbiamo visto che la tecnica si può sporcare in diverse modalità. Aspettate un attimo, prendo un bilanciere così vi faccio anche vedere. Ecco quello che fa generalmente le persone, gli errori più eclatanti, che quando le persone hanno un carico troppo elevato, cosa fanno? Ottimizzano, cercano di riuscire a sollevare il carico con delle forme di cheating, ossia un movimento barato. Il più tipico è vedere le persone che non eseguono il rom completo del movimento, quindi eseguono un movimento corto, perché esempio col bilanciere cosa succede? Chiudono, poi ovviamente il carico è alto e non distendono più completamente il braccio, arrivano a questa direzione qua e poi fanno questo movimento. Ovviamente vi manca tutta la parte bassa del movimento, che è la parte più difficile del movimento. Un'altra forma di errore: alcuni semplificano la leva portando indietro il gomito in questa maniera. Quindi cosa fanno? Abbassano, portano indietro e poi chiudono in questa maniera qua, portando indietro il gomito anche in questa forma qua. È una semplificazione del movimento. Altri vanno a dare il colpo con la schiena, no? Vanno a dare un colpo brusco con la schiena, anche questo per prendere, tra virgolette, una rincorsa, semplificare il movimento con questo rimbalzo. Ecco, sono tutte forme di semplificazione del movimento che risentono principalmente di un carico troppo elevato. Allora, se voi vi trovate in questa situazione, il mio consiglio è dimezzare il carico che state utilizzando per cercare di ottimizzare il movimento. Il movimento deve essere un movimento completo, ossia per sentire bene il lavoro sui bicipiti, a meno di fare delle specializzazioni particolari con dei movimenti particolari, ma le persone che generalmente sgarrano sugli esercizi basici, quindi senza dover fare grandi cose strane, voi dovete pensare, riducete il carico e dovete farvi un movimento controllato. In questo caso potreste andare anche a migliorare il tempo sotto tensione. Potete lavorare anche semplicemente facendo 10 ripetizioni, però anziché fare 10 ripetizioni con un movimento di discesa e di contrazione, diciamo, abbastanza veloce, quasi quello che bene o male quasi tutti utilizzano, discesa in un secondo e risalita in un secondo, provate a variare il tempo sotto tensione, ossia il tut, e lo proviamo ad andare ad organizzare in questa maniera. Magari vi scendete in 4 secondi e mi risalite in, diciamo, in maniera controllata in 2 secondi, venite giù, state magari bloccate un secondo la parte bassa del movimento e risalite. Vi assicuro che queste 10 ripetizioni, se noi consideriamo 4 secondi la fase eccentrica, un secondo la fase di blocco e 1-2 secondi nella risalita, vi va via per fare 10 ripetizioni all'incirca un minuto. Però lo scopo, ovviamente i carichi devono essere bassi, perché sennò non ce la farete a fare queste. Va bene 10 ripetizioni per una serie, due serie, tre serie, ma è molto importante per riuscire a farvi apprendere la gestualità. In questo, quando fate questo movimento, provate a visualizzare la traiettoria che fa il bilanciere. Voi avete il bilanciere che è tenuto tra le mani, deve essere questa traiettoria, una traiettoria che disegna una parte di un cerchio, un semicerchio. È molto importante perché, pensando di avere il gomito quasi come fulcro del movimento, poi se il gomito leggermente va avanti ci può stare, voi disegnate questo movimento e riscendete. Lo stesso movimento che venite a salire dovete farlo a scendere. Importante non arretrare il gomito, importante mantenere una velocità costante del movimento. Vi assicuro che anche la percezione che avrete a livello muscolare sarà nettamente diversa andando a lavorare con un carico molto leggero. Però, come diciamo sempre, non è
quanti chili mettete sul bilanciere che influenzano il vostro miglioramento. È vero che i carichi sono importanti, ma i carichi sono importanti, ma sempre la tecnica deve essere corretta. Quindi, tra le due cose, prima dovete dare precedenza alla tecnica e successivamente al carico. Quando la tecnica è ok, potete andare a incrementare il carico. Questo che vi ho mostrato con una variazione del tut è un esempio. Però soprattutto se siete lì e volete dare un qualcosina in più all'allenamento dei vostri bicipiti, potete andare a fare un esercizio 2, andando a modificare il tempo sotto tensione, cioè lo andate ad aumentare, scende il carico, avrete un controllo del movimento migliore e questo sono sicuro che nel tempo vi darà un qualcosa in più nel vostro allenamento per le braccia. Provatelo e poi mi fate sapere qua sotto nei commenti come è andata. Come sempre, grazie per seguirmi, ci si vede alla prossima. Ciao!